E ricominciamo l'oroscopo che tanto amate. Ebbene sì, però io non sono ancora a Roma purtroppo. Beh, sono ancora in vacanza, devo dire, ancora per pochissimi giorni e vi regalo questo oroscopo vacanziero, se così si può dire, ancora per pochi giorni e cominciamo con l'oroscopo di settembre, l'oroscopo di settembre, che potete vedere da questa mattina su www.spettacolare.it e poi anche da lunedì alla domenica su TeleTV, canale 89, 119, 622 di digitale terrestre, ma anche in streaming, lo sapevate che era una novità, però ve lo dico, in streaming su www.teletv.it, ovviamente da lunedì alla domenica alle ore 23:30. Questo oroscopo va dal 2 settembre all'8 settembre, quindi da questa mattina. Ariete, segno di fuoco, sono tutti momenti negativi che vi avevano tenuto compagnia nei giorni scorsi. Venere non sarà più opposta e avrete modo di conoscere altre persone che aiuteranno la vostra vita. Cercate però di non sbagliare la valutazione sulle persone, così potrete fare le giuste scelte anche in amore. Avanti tutta, quindi, verso un destino benevolo. 5S. Toro, segno di terra. Sarete ottimisti come non mai, il pessimismo dei giorni scorsi sarà ormai un lontano ricordo. Momenti fortunatissimi nel lavoro, cercate di riposare di più in vista di nuovi traguardi, anche nei sentimenti, dove troverete l'anima gemella se siete da soli. 4S. Gemelli di Italia, vivete una storia d'amore importante e potreste fare dei progetti a lunga scadenza. Se siete già in una relazione da tempo, potreste avere un figlio in arrivo, programmare un matrimonio lampo. I cambiamenti sono all'ordine del giorno. 5S. Cancro, segno d'acqua, questo è un periodo di serenità, anche se dovete darvi da fare per mettere a posto situazioni in sospeso e amori lasciati nell'oblio per una vostra noncuranza. I problemi economici li potete affrontare senza momenti ansiosi, li risolverete con calma e pazienza. 4S. Leone, segno di fuoco, non avrete giornate facili, vi sentite insicuri in un rapporto che non vi dà quello che vorreste. Cercate di farvi una ragione e cercate anche di far passare questo periodo che vi vede impegnati su diversi fronti. 3S. Vergine, segno di terra, siete pronti di nuove avventure sentimentali qualora voleste trovare un partner nuovo di zecca. Anche nel lavoro sarete pronti a sbloccare situazioni che prima vi sembravano impossibili. 5S. Bilancia, segno d'aria, non avrete tempo per l'amore. In quanto sarete impegnati in situazioni lavorative spinose, sarete un po' perplessi in alcune cose della vostra vita e a volte vi sembrerà di assistere alla vostra esistenza senza farne parte. Dovete trovare una soluzione al più presto. 3S. Scorpione, segno d'acqua, ritroverete la serenità dopo diversi mesi di confusione esistenziale. In amore sarete di nuovo spinti dallo sprint, pieni di eros, pronti ad esaudire le voglie e i desideri del vostro partner. Se siete single, sarete pronti per una nuova storia che vi farà felici. 5S. Sagittario, segno di fuoco, avrete maggiore disponibilità con il prossimo e in coppia ci saranno dei cambiamenti importanti che porteranno maggiore affinità elettiva. In alcune coppie potrebbe scattare la voglia di sposarsi e di mettere maggiore stabilità al rapporto. 5S. Capricorno, segno di terra, sarete messi alla prova in amore, avrete diversi problemi da affrontare. Se siete in una relazione importante, niente e nessuno la metterà dura prova. L'importante è non perdere la pazienza per uno nulla. Se avete un progetto lavorativo, lo porterete avanti con una grande soddisfazione. 4S. Acquario, segno d'aria, i sentimenti sono sotto pressione sotto questo cielo. Nessuno mette in dubbio il vostro modo di amare, ma c'è sempre qualcuno che trama le vostre spalle e vi mette in difficoltà. Problemi economici e nel lavoro. 3S. Pesci, segno d'acqua, in questo momento potrete recuperare un rapporto che faceva acqua da tutte le parti, i desideri diventeranno realtà e voi potreste stare in una botte di ferro con le persone chiamate. Allora, 4S.
questo vasco da questa mattina, ripeto, su www.spettacolando.it, lo potete trovare da questa sera su TeleTV, canale 89, 119, 622, e digitale per essere, dalla lunedì alla domenica alle ore 23.30. E poi ci vediamo con Spettacolando su Radio 2. Ma insomma, questo verrà a ottobre, poi vi terrò aggiornati. Mi raccomando, seguite sempre tutte le notizie sul mio blog, sul mio posto per www.spettacolando.it. E io, se siete ancora in vacanza, vi auguro ancora una buona estate, anzi, gli ultimi stralci di quest'estate. E noi ci rivediamo in autunno. Vediamo, Flora. Ciao da Paola Aspetta.